Ciao a tutti ragazzi e bentornati sempre qui su Skyrim, no, su Oblivion. Allora, nello scorso episodio ci siamo lasciati bloccati qui. Stavamo notando che avevamo troppo poca magica qui, quindi non riuscivamo a lanciare questo incantesimo. Allora, cosa propongo? Io propongo di, visto che non, insomma, la magica è quella che è, purtroppo è poca, dovremmo alzare o l'intelligenza o il valore della magica direttamente. Per farlo, secondo me ci conviene prendere qualche oggetto da incantare, anzi, ho un'idea migliore. Prendiamo qualche vestito, speriamo di trovare dei vestiti discreti. Vai, questi due vanno benissimo. E andiamo. Portiamo questi vestiti. Ah, aspettate, se ci sono delle gemme dell'anima, possono far molto comodo. Ci sono? No, neanche una. Va bene, come non detto, questi qui hanno degli effetti: fortifica forza, fortifica salute, gelo, fuoco, velocità, armatura, colpo, resistenza, niente. Come non detto, gemme dell'anima sarebbero state molto comode. Allora, cosa facciamo? Andiamo all'università arcana. Come sapete, qua si possono creare gli incantesimi, ma si possono anche, non so se ve l'ho mai detto, creare oggetti. Incantare gli oggetti, diciamo. E qua, aspetta, sono a piano sbagliato, ancora un piano su. Ok, se di lì potete incantare, cercare incantamenti, qua potete incantare gli oggetti. E quello che andremo a fare noi sarà proprio questo. Fortifica abilità. No, 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 ho sbagliato. Le abilità sono un'altra cosa. Ah, c'è fortifica magica, perfetto. Quanto? 13 punti. Va bene, panciotto. Panciotto con due T. Allora, creiamo un bel panciotto, spenderemo un bel po', però ne varrà la pena. E creiamo anche un pantalone, che chiamiamo pantalone, con lo stesso effetto, fortifica magica. In questo modo, voilà. Adesso siamo svestiti, ma noi ci metteremo questi due vestiti, il panciotto e il pantalone. E la nostra magica magicamente salirà fino a 106, che ci permette di lanciare l'incantesimo giusto, per cui ottimo. Rigenera altro, cosa inutile. Bene, facciamo ancora una scappatella al. Ah, poi tra l'altro, scusate ragazzi, non siamo mai più saliti di livello. Io direi che lo possiamo fare facilmente. No, intelligenza è l'unico che cavolo dovrei avere un più qualcosa. Qui invece non ce l'ho, quindi intelligenza dobbiamo metterlo. Forza, volontà sì, volontà ci fa aumentare la magica, rigenerare la magica molto più velocemente, e agilità, così magari riusciamo ad andare un po' più fortini. Ok. Allora, quanta magica abbiamo adesso? 108. Wow, abbiamo preso ben 3 punti di magica. Dunque, allora, la missione che dobbiamo fare è quella di Hermanus Mora, come vi ricordate anche voi. Dobbiamo trovare molte anime di molta gente diversa, di molte razze diverse. Per adesso questa grotta Latte di Roccia, qua dove sono andato, si dà il caso che ci siano diverse razze. Però un consiglio, fate molta 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 attenzione perché questa quest è una di quelle quest che si buggano sempre. Allora, intanto in questa grotta, tipo, i tizi si attaccano tra di loro per qualche motivo, senza ignoto. Quindi, ho ucciso uno e abbiamo preso l'anima di un Dunmer. Fantastico. Ha funzionato. Vedete che già che lì si stanno scannando per qualche motivo ignoto. È un po' buggato. Questo è un altro bug. Ma la raccomandazione che vi faccio è: non tirate mai, mai e poi mai due volte l'incantesimo su due bersagli diversi. Perché si bugga la quest e non riuscite più a farla. Non vi faccio vedere, per fortuna. Mercoledì l'ho mancato di brutto. Di nuovo. Speriamo di non aver buggato il gioco. Ce la posso fare? Oh, l'ho presa. Ok, chissà cos'era. Forse era l'unica che è della stessa razza che di quella che ho ucciso prima. Pam! Ok, abbiamo preso due tipi di anime. Dunmer e Mor. Tra l'altro, bandito dell'arco nero, se vi ricordate. E quel bandito, cioè sono quei banditi di cui dovremmo raccogliere gli archi per venderli al conte di Shingard, forse. L'Argoniano, cavolo, l'Argoniano sarebbe stato bello beccarlo subito. Sono rari da trovare gli Argoniani. Metto anche questo così.
Allora, fermi tutti. Posso tirare sta roba? Ho colpito quello là. Cos'era? Un bandito dell'arco. E ovviamente un... Ah, questo dobbiamo beccarlo. Pam, un Bosmer, vai. E il Bosmer ce l'abbiamo. Tutti dell'arco nero, fantastico trovarli qui. Mi fa piacere. Pozioni di stregoneria. C'è un'argoniana. Pam, presa. Questo è un Altmer, non mi pare l'abbiamo ancora presa, la linea dell'Altmer. Per cui invece forse l'avevamo già presa. Va bene. Facciamo ancora un po' di stragi qui. Prendiamo. Ah, troppi archi neri, questo è troppo. Ragazzi, sapete che vi dico, buttiamo giù i bastoni. Ne abbiamo troppi. Via. Voilà. Tra l'altro, spariamoci un'altra pozioncina, non di guarigione, ma di stregoneria. Così riusciamo a colpire anche questi. E passiamo al bastone, direi. Chi è questa? Non si è fatta nulla, davvero nulla. Questo non ha senso. Ok, l'ho presa. Che cos'era? Boh. Spariamoci una pozione di guarigione, di sempre di stregoneria, fra poco li finisco. Merda, ho preso quel cavolo di coso odioso. Ok. E anche l'Altmer ce l'abbiamo. Questi sono sempre banditi dell'arco nero, eh. Se volessimo potremmo prendere tutti sti archi. 511 però è troppo. Siamo sovraccarichi con 511. Beh, buttiamo giù metà di queste pozioni. Voilà. Gli archi neri li vendiamo poi al tipo là, come ben sapete. Allora, voilà. Altri banditi fuori. Lì ci sono altri banditi che si ammazzano tra di loro. Poi un'altra cosa furba, che poi magari faremo se non abbiamo trovato tutte le anime, sarà cercare i vampiri. Perché anche i vampiri sono di razze varie. Comunque è andata bene che l'argoniano l'abbiamo trovata. Aio, mi ha preso. Adesso io sto andando a casaccio, ma probabilmente questo l'ho già presa, l'anima di uno di questa razza. E là davanti cosa abbiamo? Boh, non si capisce. Comunque io lo massacro lo stesso. Tutti sti archi, ragazzi, mi spiace lasciarli qui. Comunque li porteremo poi al conte di Shingar, mi pare. No, non era di Shingar, era una città qua vicino. Chi era? Forse è il conte di Liwil, proprio. Quanto abbiamo? Possiamo prendere ancora uno almeno. Uno proprio. Sì, uno preciso. Non possiamo più prendere nient'altro. Va bene, altre anime. E questa grotta va ancora giù? Sì. Va ancora giù. C'è qualcun altro però? No. Ah, ancora. È enorme. Allora, l'orco sì. L'orco, dov'è l'orco? Preso. Mancato. La vai, l'orco ce l'abbiamo. Poi chi ci manca? Fatemi guardare un attimo solo chi ci manca, perché abbiamo un orco, un Altmer, un argoniano, un Bosmer, un Nord, un Danmer. E va bene, quanti sono? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non abbiamo neanche un imperiale per la cronaca, eh. Questo già ce l'avevamo, mi sa. Era un Danmer. Questo non capisco cosa sia perché c'ha un elmo in testa. Ma probabilmente già ce l'abbiamo. Comunque nel dubbio. E questo di nuovo è un Bosmer che già abbiamo. E quindi lo ammazziamo. Bene. Arciere Predone. Guardate che questa grotta è davvero immensa, è una cosa incredibile. E poi c'è un secondo livello pure. Boh, noi andiamoci. Chi ce lo impedisce? Infatti c'è la gente già che si ammazza. Un'altra pozione di stregoneria? Ne abbiamo ancora? Sì, non molte. Dimmi che avevo beccato un imperiale. Oh, era un imperiale sul serio.
Là! Cos'è qua? C'è il devasto più totale. Che razza è questa? Funzione di stregoneria. Questo è un imperiale di nuovo. Un altro imperiale. Non so neanche più che razze mi manchino. Ho speso uno per sbaglio. Non volevo colpirlo. Che cosa ho colpito? Vabbè, dai. E questo è un boss. Colpisci. Bravo. Beh, devo dire che è figa sta cosa. Vediamo sta tenda. Wow. Sì, pietre preziose. Un cane. Zucca. Faccio vedere io la zucca. Ah. Beh, mi stava attaccando. Non so se avete sentito la musica. Va bene. Quindi siamo a tipo a 7. Adesso no. Ah, ok. Pensavo tipo di essere chiuso per sempre sotto. E che razze ci mancano? Il Kashiki o quella roba lì ci manca, mi sa. Il leoncino, non ne ho visto neanche uno qua dentro. E quello è uno di quelli facili perché sì, ci si ricorda abbastanza di quelli lì, siccome sono piuttosto evidenti. Come si esce di qua? E poi imperiale li abbiamo. Di elfi ce ne sono due o tre tipi. Ci sono gli elfi bassi, gli elfi alti e quelli grigi che sono brutti. Mi pare che li abbiamo presi tutti e tre. Vediamo. Vediamo un po' quanti ne abbiamo. Allora, l'imperiale c'è, l'orco, l'altmer e l'elfo alto, l'argoniano, il bosmer, il nord e il dunmer. Quindi gli elfi li abbiamo tutti e tre i tipi. Nord e imperiale, argoniano, orco, kajik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non sono 10 le razze, non mi ricordo più, sapete. Guarda che spada che ha questo. Vabbè. Ne abbiamo un po' comunque. Allora, intanto facciamo così: andiamo al castello e diamo tutti sti archi neri, così ce li leviamo dalle scatole. Specialmente facciamo un bel po' di soldini. Che non vanno mai bene. In realtà forse non sono tantissimi i soldi che ci danno. Questo cos'è? È un imperiale. Ce l'abbiamo già. Potete anche uccidere guardi. Io vado a uccidere banditi e vampiri perché insomma mi pare più consona con la mia grande fama di condottiero e uomo buono. Ma se volete ammazzare la gente per le strade, naturalmente potete farlo. Basta che non ammazziate gente importante per le quest. Potete anche fare quello. Se Argoniano, mi spiace, la tua anima già ce l'ho. Dunque, signor Conte, non eri tu? Ah, sì, anche lei. No, ho sbagliato. Sì? Sono stupido. 100 di oro ogni arco nero. Bene. Allora. La contessa non possiamo ucciderla e non lo facciamo. Allora adesso andiamo per accampamenti, direi, finché non troviamo un bel kajiki di quelli cattivi proprio. Roccia del pescatore? No, è forse l'unico accampamento che rimane vuoto. Bone Watch. Andiamo a Bone Watch. Cosa volete farci? Qui qualche proredone. A parte un granchio che mi vede, non so. Nessuno. Altri accampamenti più seri? Acque dolci? Ha un nome che non è serio. Vediamo questi qua. Vista vallata. Mi piace come nome. L'ho presa. Ciopa. Ho finito il bastone, ragazzi. Non ci credo. Il Breton non me lo ricordavo proprio. Bene. Un Breton l'abbiamo preso. Ora lì c'è un calcio di Oblivion che non ci interessa. Tra l'altro sta tipa qui da sola. Qui. Boh. Altro calcio di Oblivion. Vista vallata. Sì, la vallata c'ha un calcio di Oblivion in mezzo. Ma... se noi andassimo ad esempio qui con già tutto pronto per sfasciare. Broch. Troviamo un bel Kajik. Beh, troviamo un elfo. È un Redguard, no! Perché l'ho ucciso?
Ragazzi, carichiamo. Se magari abbiamo qualche chance in più di beccarli di nuovo. Non è detto, però magari sì. Ecco, infatti ho beccato gli unici che non c'entrano niente. Colpiscimi. Pam! Già ce l'aveva. Questo ha una voce... Oh, sta buono. Ma ciò, anche. Niente. È andata così. La sfiga estrema. No, aspetta che vi dico adesso. Tu sei un nord schifoso. Facciamo così, andiamo, carichiamo finché non ci capita almeno uno. Uno giusto. Perché siccome sparano a caso, no? È per questo che stiamo continuando. Cioè, che sono cambiati. Ma non capisco. Che ninja è? Quello là. Se non si sposta. Di nuovo però sono gentaglia. Questo forse è un Redguard. Ma io non ci posso credere. Davvero. Non ci posso credere. Non ci voglio neanche credere. Ah, che poi forse a sto punto ci conviene girare per gli accampamenti vari e basta, senza perdere troppo tempo. Ah, bravi. Allora, questo mi sembra un Redguard. Quindi l'ho preso. Adesso lo colpi. Oh. E dai però, fammi colpire. Oh, guardia rossa. Questa è anche una guardia rossa. Io per sicurezza ci provo lo stesso. Ma mi sembra proprio una guardia rossa. No, perché ho finito le pozioni. Per cui no. Vabbè, come ho detto. Comunque, guardia rossa ce l'abbiamo. Vedete che quelli che hanno le mani rosse sono inconfondibili. Va bene. La prima era la combo migliore perché avevamo il bretone e la guardia rossa insieme. Allora, facciamo così, adesso andiamo alla casa al porto un attimo, perché... Dov'è? Way. Ci prendiamo le pozioni per la magica, che non abbiamo più, le abbiamo usate tutte. E magari troviamo qualcuno da ammazzare. No, scherzo. Beh, in realtà non è così detto che scherzi, perché se trovassi un mendicante giusto. Please be gentle. Questo è un povero imperiale, anche questo. Questo non frega niente. Questo sole è fantastico. Due imperiali. Cavolo, il Breton davvero era la cosa giusta. Poi c'è sto tipo cretino. Allora, pozioni. Guarigione, no? No, ho sbagliato. Stregoneria. Pam. Prendo tutte e 19. E via. Verso nuove avventure. Allora, altri accampamenti che possiamo cercare. Accampamento Bodeano. Direi che ha un bel nome. Tutto un programma, questo. No, boh, una roba strana. Non c'è nessuno. Spero che li ho questi, sì. Vabbè, non c'era nessuno. Allora andiamo al campamento Atreere. Vuoto. Fantastico, andiamo al campamento Candela Troll. Su via, non è possibile che non ci sia più nessuno in nessun accampamento. È una presa per i fondelli proprio. Questi li ho già visti. Andiamo proprio dall'altra parte della mappa. Tipo... Ma è possibile che non abbia trovato accampamenti? Carbo. Ecco, questa potrebbe essere un retro. Vediamo cos'era. No, non era un Breton. Era una Nord, probabilmente, quindi niente. Ah, che noia. Va bene. Andiamo a cercare altri Breton. Sì, ma i Breton in realtà forse abbiamo preso, eh? Sì, abbiamo preso. Allora, scusate un attimo, ricontiamo da capo. Contiamo ogni volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ci manca anche Jig. Bene. Sono spesso predoni Kashyyyk. Cioè, non li trovi sparsi in giro. Acque dolci? Ma no. Sapete dove si trovava? Forse c'è un castello, questo castello. Mi pare che ogni tanto ci fosse qualche cattivone.
Che razza è questo? Che spavento. Vabbè, come l'hanno detto, non era la gente che mi serviva. Peccato. No, noi giriamo a caso su altri campamenti. Quali sti abbiamo già visti tutti, vero? Sì, sì. Visti, visti. Passi forti più che altro, però troviamo scheletri e robe del genere. Ma su serio, non è vero che non ci credo. Ho pochissimi accampamenti sulla mappa segnati. Ce ne avevo tantissimi. Questo non credo di esserci andato, sinceramente. Cioè, mi sembrava che ci fossero. Non ci fosse altro. Ehi là, stai buona. Tu con la tua mazza enorme. Allora, neanche. Non so dove si ficano gli altri. Regi. Qua? Palude? Palude troviamo magari un argoniano, se non possiamo fortunati. Eccolo. Cosa sfregiata. Questo l'avevo tipo risparmiato per pietà una volta. Vabbè. Terra grigia, no. Scuderia. Andiamo verso posti pericolosi. Tempi di Imperatore Zero. Non lo so, sto andando a casaccio, ragazzi. Finché non troviamo sto Kajiki, difficilmente possiamo fare qualcos'altro. Anche perché è l'ultima cosa che ci resta. Grotta di Bloody Main. Non ci entro dentro, però, perché è troppo improbabile trovare roba giusta. Se non si va a colpo sicuro. E non so, ad esempio, potremmo pensare anche a qualche mendicante, non lo so, qualcosa del genere. Mendicante da massacrare. Qua non c'è nessuno. Di nuovo nessuno. Incredibile. Senti che vi dico, adesso vado non so, tipo qui. Ah, sapete dove si trovavano? Beh, non è che sia proprio una cosa sicura, ma in alcune stradine montane si trovava qualche bandito ogni tanto, qualche predone, e magari. Ah, guardate che c'è il calcio di oblio, non aveva ragione. E magari se siamo molto fortunati troviamo proprio uno di quelli che ci servono. Anche se c'è da dire che non avrebbe troppo senso, perché la loro razza è proprio l'opposto, sono una razza da deserti, di quelli che stiamo cercando. Però non è detto che non ci siano. Allora, e faremo un po' di strada così. Ma no, cosa faccio? Meno male che l'ha mancato. C'era il rischio di bug. Dunque, un bel ponticello. Ecco, vedo un bandito. È un argoniano, mi sa. Mi sa che è un argoniano. Vabbè, peccato. No, altro che una Redguard. Peccato. Era su questo ponticello che volevo cercare. Ah, vi ricordate che c'è un certo ponte qua nella città imperiale? Che non è questo? Eppure non può essere un altro. Ah, è questo qui. Dove c'era un bandito? Adesso non so se ve l'avevo già fatto vedere, ma tipo un secolo fa. Oppure no. Ma ci sarebbe questo bandito praticamente che è sempre lui. Allora, vediamo come si raggiunge il ponte di qui. Se abbiamo la fortuna, lo ritroviamo. Ha anche un nome quel bandito lì, è proprio un personaggio. Però se l'abbiamo già ucciso, mi sa tanto che non spawna di nuovo. E mi sa proprio che l'abbiamo ucciso, perché figuriamoci se non siamo mai passati qui su questo ponte. Un orco. Sì, ma ci sono solo più banditi qui? Chi è? Ah, il guardiaboschi che insegue il cervo, fantastico. Il guardiaboschi non mi serve ucciderlo, vero? Colpisci? Ma che scarso. Guarda come si cacciano i cervi, i guardiaboschi si fanno saltare giù dal ponte. Bellissimo però inseguire un cervo sul ponte, eh? Pam! Ah, bene. Eccolo ragazzi, eccolo! L'abbiamo trovato! Era qui sul serio, si vede che non l'aveva mai ucciso.
No, che cosa ho preso? L'incantesimo sbagliato. Fermi tutti. Trappola per l'anima. Ecco un bel Kajiki. Questo Kajiki qui è proprio sempre qui. Questa è una pina. Gran Pass si chiama. Bellissima. No, prendimele. No, merda, gli è passato attraverso. Stavo per ucciderlo. Pozione, stregoneria. Pam! Ed ecco l'anima di tutti quanti i cosi che abbiamo preso. Fantastico. Perché ci insegue qualcun altro? Chi è? Oh. Ah. Un granchio. Voglio vedere come fa il granchio a fregarci. Molto bene. Gran passo. Gran passo e c'è sempre su ponte. Cioè, la prima volta l'ho trovato di sicuro. Poi credo che una volta ucciso non ci sia mai più. Ed è un simpaticone. Mi sta simpatico. Bene, quindi ragazzi, con molta fatica siamo riusciti a concludere anche la quest di Hermaneus Mora in un colpo solo. Accendiamo una bella torcia e parliamo con la divinità, che ci darà il suo compenso. Non si perde tanto in chiacchiere. Chiudo questo. Logma Infinium. La conoscenza passatami da Xarxes annotata all'interno. Perfetto. Questo premio che ci dà è un libro che ci permette di potenziare alcune abilità. Adesso lo vediamo. Io vi ho detto già che Hermaneus Mora è il dio della conoscenza, per cui capite perché ci dia un po' più un libro. Permesso? Sì, posso andarmene? Grazie. Ogma Infinium. Leggetevelo subito, così ve lo levate dall'inventario e insomma vi... Ah, ci aveva anche messo una gemma dell'anima, non lo sapevo. Vabbè. Ogma, dov'è? Foglio accartocciato, via. Non serve a niente. E anche l'enorme gemma dell'anima è buggata nell'inventario per sempre. L'Ogma Infinium è tra i libri. Ed è qua. Se lo leggete vi compare ovviamente questo. Non leggere nulla, ovviamente no. Noi leggiamo i sentieri dell'acciaio, quello dell'ombra o quello dello spirito? Quello dello spirito. Le energie segrete del corpo umano, distruzione aumentata, evocazione aumentata, alterazione, suppongo, aumentata, recupero. Ogma Infinium rimosso. Quindi Ogma Infinium non ci sarà più nel vostro inventario. Se aveste scelto gli altri due sentieri, ovviamente cambiavano le abilità che vi potenziava. Bene, e sono infuocato. Quindi ragazzi, niente, per questo episodio lungo peraltro è tutto. Ci vediamo nel prossimo video, dove se adesso guardo bene se ho davvero finito tutto, ma dovremmo aver finito tutto, e andiamo avanti, concludiamo la quest principale. Quindi ragazzi, non perdetevelo assolutamente per nessun costo. Cosa sto dicendo? Va bene, ciao a tutti ragazzi.